La Leaf Zone nasce dalla necessità di dare a determinate aziende con caratteristiche comuni uno spazio speciale proprio dedicato a loro. Queste aziende si contraddistinguono da altre perché hanno una filosofia, sposano una filosofia molto vicina al mio magazine. Al di là del fatto che siano inserzionisti di Leaf o meno, sono comunque aziende con della progettualità, con una progettualità ben identificata. E poi che comunque io adoro, che in qualche modo riconosco far parte un po' anche del mio background, del mio modo di pensare, di concepire, il modo di fare occhiali, il modo di creare una collezione. Abbiamo riunito queste aziende, credo che siano tutti contenti, nessuno si sente in qualche modo sminuito o messo in un contesto estraneo a quello in cui si sentiva magari in precedenza. Non ho sentito contestazioni, quindi mi sembra che tutto funzioni. È stata un'area molto visitata, soprattutto da ottici che noi aspettavamo, quindi anche da ottici che in passato non erano particolarmente contenti, della direzione presa dalla manifestazione. Per me, da te, è sempre una manifestazione bellissima, ha sempre un grande riscontro. Devo dire che in effetti era nata con uno spirito un po' diverso, ecco, un po' più particolare, un po' più design oriented, se possiamo dirlo. Poi in qualche modo le aziende sono aumentate e va bene così perché questo fa parte poi del successo della manifestazione, ma c'era comunque l'esigenza di raggruppare in un'unica area, in un'unica zona, quelle aziende che io sentivo più mie e più vicine a quella che era l'idea iniziale della manifestazione, insomma lo spirito con cui è nato da te.